Nessuna notizia da venerdì, dopo la notizia del recupero dei 4 bambini e dei 7 adulti portati all'ospedale di Pescara, solo attese e silenzio. I familiari sono riuniti nell'atrio alternandosi al fianco dei propri figli e nipoti, ma ci sono anche quelli che aspettano notizie sui dispersi e restano da giorni nell'aula magna del presidio ospedaliero per ricevere notizie ufficiali dalla prefettura. Dopo le false notizie circolate sui nomi delle persone portate in salvo, non vogliono più avere contatti con giornali e media, non sanno a chi credere e attendono solo una telefonata. Le forze dell'ordine sono intervenute per eliminare ogni contatto e scortarli per i corridoi che conducono al reparto di rianimazione. Ieri pomeriggio l'ultimo bollettino reso noto dai medici annunciava le buone condizioni dei ricoverati e le dimissioni in programma per la giornata di oggi, con particolare attenzione per il decorso operatorio di Giampaolo Matrone, sottoposto all'intervento di decompressione del braccio destro, rimasto schiacciato sotto le macerie. A parlare e raccontare i primi momenti vissuti dai bambini al momento del salvataggio, Manuele Cherubini del 118 di Pescara, che ha ripercorso quei momenti. Quando li abbiamo estratti praticamente, sì, che i bambini ci sono apparsi subito in buone condizioni, non avevano richieste particolari, un po' intimoriti da tutta questa calca che c'era, anche perché uscivano da un buchetto, un cunicolo praticamente. È salita a 6 la conta delle persone che non ce l'hanno fatta, ufficializzata dalla prefettura. I genitori del piccolo Edoardo Di Carlo, Sebastiano e Nadia, Barbara Nobilio, moglie del mister Piero Di Pietro, i due dipendenti dell'hotel, Alessandro Giancaterino e Gabriele D'Angelo, e Faye Dame, senegalese residente a Torino, con regolare permesso di soggiorno e con regolare contratto di lavoro presso l'hotel. All'appello mancano ancora 23 persone.